Ciao a tutti, sono Barbie Xanax. Prima le comunicazioni burocratiche. 1. Mi avete chiesto un video sugli Oscar e quindi ho deciso di recensire tutti i film che sono candidati come miglior film. Al momento il mio preferito è Her. Subito dopo viene Dallas Buyers Club. Beh, ne ho visti solo 3, però vabbè. Secondo comunicato. Ogni mese farò una recensione di un film deciso da voi, quello più votato, eccetera, eccetera. E ha praticamente sta vinto Pomodori Verdi Fritti. Quindi questo mese farò quel film. Iniziatemi subito a chiedere quale altro film volete che io recensisca. Io ho pensato qualcosa di assurdo. Vorrei qualcosa di veramente assurdo. Che quando lo vedo faccio oh, per quanto è brutto o per quanto è bello, qualcosa che sia veramente fuori di testa, lo adorerei. Visto che era stato molto richiesto La vita di Adele, fatemi sapere se vi piacerebbe oppure se vorreste qualche altra cosa recensita. Terza comunicazione di servizio, poi la sapete, lo giuro, prometto. Per la rubrica sulle cine curiosità, bruttissimo nome, avete suggerito due nomi che invece sono molto carini. Fatemi sapere quale dei due preferite, che chiamerò così la rubrica. Quindi votate per Cine Treat o Movie Goodie. Iniziamo con la recensione. Io ho visto il film in lingua originale, vi consiglio caldamente di vederlo in lingua originale perché ho visto solamente il trailer doppiato ed è veramente Il doppiaggio ha snaturato il personaggio di Matthew McConaughey, l'ha veramente appiattito, gli ha tolto personalità. Uguale succede per il personaggio di Rayon, quindi se volete un mio consiglio, vedetelo in lingua originale. Anche perché c'è una cosa che io adoro, cioè Matthew McConaughey per praticamente tutto il film che dice motherfucker, è molto divertente. Soprattutto lui ha un accento del sud molto marcato che si perde totalmente nel doppiaggio. Ho visto questo film al Festival del Cinema di Roma e ero praticamente a 3 metri da Jared Leto, che pareva semplicemente Gesù, non lo so, è venuto dall'alto con questi capelli biondi, lui con questa faccia molto eterea. Se volete quel video scrivetelo e ve lo caricherò. Parliamo di questo film. Allora, il film proprio a Roma ha vinto un premio, il Vanity Fair Awards, che premia proprio quei film che tentano di abbattere i pregiudizi. Questo è un film indipendente tratto da una storia vera e questa sceneggiatura è girata per le scrivanie di Hollywood per 15 anni prima che qualcuno dicesse sì, ok, facciamo questo film. A me questo film è piaciuto tantissimo, anche se al momento il mio preferito per gli Oscar è Her. Questi tre attori secondo me danno il meglio di loro proprio nei film indipendenti. Non lo so, nei blockbuster sembrano che non siano bravi, non lo so come riescano, hanno delle parti scialbe, veramente brutte. In questo film Jared Leto, Jennifer Garner e Matthew McConaughey sono fantastici, però adoro soprattutto Matthew McConaughey. Come vi ho detto, è tratto da una storia vera, la storia di Ron, un cowboy del sud degli Stati Uniti che nel 1985 scopre di avere l'HIV. Era un'altra epoca, in più siamo nel sud degli Stati Uniti che è anche un pochino bigotto e retrogrado, e quindi a quell'epoca avere l'HIV voleva dire essere gay. Immaginate che cosa può succedere per il simpatico Ron, che è un omofobo convinto. Ora, per la prima volta, si trova dall'altra parte, quindi tutti gli danno gay e si trova a subire tutto ciò che faceva gli altri prima. Lo scopre casualmente, un giorno al lavoro si sente male, lo ricoverano e fanno "Ehi Ron, hai l'HIV!" E poi gli danno anche un'altra bella notizia, tra 30 giorni morirai. Bellissima! Ron però è un cowboy del sud, quindi non si butta giù e scopre che altri pazienti stanno facendo una cura che potrebbe dargli una speranza di vita, che è il farmaco AZT. Cerca di procurarselo in maniere varie, eventuali. Da lì inizia il suo percorso, inizia a informarsi, va all'estero, eccetera, eccetera, e cerca di scoprire tutte le cure possibili a quel momento per arginare il virus dell'HIV. Da bifolco cowboy del sud si mette lì a studiare trattati medici per tentare di capire la sua malattia e soprattutto le cure possibili. E da lì scopre che in realtà l'AZT per moltissime ricerche mediche è stato affibbiato come farmaco tossico e lui proprio per quello ha rischiato di morire. Tutto il film si basa proprio su questa scoperta personale di Ron contro i pregiudizi, la ricerca medica per capire cosa effettivamente è questo virus. È una battaglia personale molto più importante e molto più grande di Ron contro la lobby del farmaco. Infatti il farmaco AZT è stato, diciamo, spinto proprio storicamente, nonostante sia tossico, nonostante molti pazienti morivano, dalla Food and Drug Administration. È una lobby che praticamente in America controlla il cibo, delle mense, i farmaci, eccetera, eccetera, e decide cosa mettere in commercio, cosa provare e cosa no. Ron ha effettivamente vissuto e effettivamente ha fatto questa battaglia, una battaglia contro i farmaci nocivi per una persona che già è ammalata, alla ricerca di una cura effettiva nonostante non ci sia una lobby dietro che guadagni. La sua unica alleata in quel momento è Rayon, una transessuale interpretata da Jared Leto. In America le lobby hanno un ruolo molto diverso, sono molto più importanti rispetto, che ne so, all'industria italiana o europea. Quindi potete capire perché questo film non è stato prodotto da una major, ma arriva da un percorso indipendente. Per capire molto come funzionano i farmaci in America, per me è stata illuminante la conferenza stampa di Jared Leto. In pratica lui è rimasto sconvolto che quando venne qui in Italia con il tour del 30 Seconds to Mars si sentì male. Scoprì che le medicine qui in Italia
costano pochi euro. Per lui era assurdo una cosa del genere, soprattutto è rimasto ancora più sconvolto dal fatto che qui in Italia avessimo una medicina per curare ogni cosa, nel senso ti fa male la pancia, prendi la medicina solo per il mal di pancia, non tipo l'antibiotico per tutto. Dice che in America funziona molto diversamente, se ti fa male una cosa ti danno la medicina che copre più cose ed è più forte. Questo film è molto commovente, molto coinvolgente, sapendo che è una storia reale, una battaglia reale, è ancora più emotivo. L'interpretazione di Matthew McConaughey a me è piaciuta tantissimo, usa veramente il corpo come uno strumento, come dovrebbe fare ogni attore, interpreta la malattia, il malessere, l'essere rozzo del personaggio, il suo cambiamento. Facciamo una parentesi superficiale, molto alla ragazzina dice, ma io ho trovato molto sexy Matthew McConaughey in questo film. Ho una predilezione per gli uomini con il fisico molto molto magro, forse era quello, oppure i baffi alla John Holmes, non lo so, però ho dimenticato anche che avesse gli stivali da cowboy, che era una cosa praticamente a me ricordava anche un po' il cantante dei Gogol Bordello, non lo so, l'ho trovato particolarmente bello. Ma passiamo a Jared Leto. Jared Leto ha fatto della sua Rayon un personaggio tutto tondo che non era una semplice caricatura della drag queen qualsiasi, io non so perché, ma è una cosa ingiusta, lui e James Franco truccati da donna sono più belli di me e non è giusto. Il suo personaggio è una drag queen molto ma allo stesso tempo piena di ironia, autoironia, amore per la vita, è favolosa. A me ha ricordato anche un pochino Candy Darling, la musa di Andy Warhol, e io adoro Candy Darling, quindi forse sono un po' di parte e ho adorato di più Rayon proprio per questo. Il film tocca tantissimi temi, quindi per questo rischiava veramente di finire nel minestrone. Tocca il tema della biopic, parla dell'AIDS, dei pregiudizi, dell'omofobia, della discriminazione del genere, e soprattutto tocca un argomento che è molto caldo adesso in Italia, soprattutto con il caso Stamina, eccetera, eccetera, ovvero la possibilità di un malato di potersi curare come più desidera. Ho trovato questo film molto molto bello, quindi anche se non vincesse R, sarei felicissima se vincesse anche questo film. Spero che McConaughey vinca questo Oscar e anche Jared Leto. La mia scena preferita di questo film è quella con le farfalle, l'ho trovata meravigliosa e simbolica. Spero vi sia piaciuta questa recensione, spero di avervi fatto conoscere un film che adorerete. Ciao!